Ciao ragazzuoli, allora, primo post gara della stagione, tra l'altro una gara che io non sono nemmeno riuscito a seguire più di tanto, perché comunque abbiamo avuto una visita a casa di alcuni amici e parenti, e tra l'altro sto avendo dei grossi problemi al computer e purtroppo anche il post partita di questa sera comunque è un pochettino, come dire, a rischio. E difatti mi sa che dovrò farlo da qui. Comunque, post gara, ragazzi, cioè, io si sapeva, cioè, stiamo vedendo già un film già visto e purtroppo non è una cosa che come dire, non mi aspettavo che si ritirasse Leclerc alla prima gara, sinceramente, però mi potevo aspettare che andasse così. Mi aspettavo, ecco, che Leclerc o Sainz andassero al podio. Non mi aspettavo, per esempio, Alonso sul podio, quindi comunque una Aston Martin bella competitiva. La Red Bull, ragazzi, è illegale, cioè è illegale, non è che c'è altro di è illegale, punto. E quindi è questo, no? È questo, no? Il fatto, il problema è che adesso bisogna resettare subito tutto, pensare già alla prossima gara perché sapevamo di essere un po' più indietro rispetto alla Red Bull. A dire la verità non ho ben capito perché Sainz si è fermato 2 volte, perché Leclerc si sia fermato una volta sola. Peraltro Sainz ha montato la gomma bianca, quindi solita puttanata dei meccanici. Però ragazzi, alla fin fine è questa, la dura e cruda realtà è questa, ragazzi, è questa. Dobbiamo farcene una ragione. E purtroppo anche quest'anno bisognerà lottare per evitare di arrivare troppo lontani, perché evidentemente questo è quello che ci aspetta. Poi magari ci daranno qualche soddisfazione, questo è indubbio, però ragazzi, sarà un campionato lungo perché comunque sono 23 gare. La prossima è in Arabia Saudita, una pista che io sinceramente non è che mi piace poi tanto. E io spero per stasera di risolvere i problemi al computer così da poter registrare il post partita comunque con un audio un pochino migliore. E se no ve lo sorbite con questi in attesa che riesca a risolvere i problemi di quel ben amato computer, anche perché mi serve anche per il lavoro. Quindi capite bene che è un pochettino difficile e complicata la cosa. Detto questo, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo questa sera per il post partita della Juventus. E sempre forza Ferrari. Ciao ragazzi.